All'interno della legge Interventi a sostegno della famiglia del 2022 sono stati inseriti dei punti principali per quanto riguarda il tema della sicurezza nel luogo del lavoro alle donne in gravidanza, alle donne in allattamento. Per questo motivo la norma è stata aggiornata di nuove tematiche appunto per andare incontro alle donne che si trovano in questo particolare momento. Uno dei punti principali di questa legge del 2022 riguarda ciò che deve fare il datore di lavoro, appunto per mettere in sicurezza la donna gestante e la donna in caso di allattamento del proprio bambino o bambina. Quindi, nel caso nello stesso ufficio oppure nel laboratorio dove lavora la donna ci siano inalazioni di agenti chimici non idonei oppure la presenza di macchinari pericolosi, è giusto e deve il datore di lavoro farle cambiare mansione, collocazione e darle l'opportunità di prendere anche dei congedi. Importante in tutto questo percorso, appunto per la tutela della donna in gravidanza oppure in allattamento del proprio bambino o bambina, è che non può licenziare. Principi innovativi caratterizzano questa legge del 2022, perché principi e tutele sono rivolte anche al papà. Infatti il papà si può astenere dal lavoro grazie ad un congedo. Non c'è solamente il congedo generale, ci sono permessi anche per visite mediche, permessi nel caso ci siano dei colloqui a scuola, permessi in caso di bambino con un grave deficit. Un'altra peculiarità sono le ferie solidali. Ma cosa sono queste ferie solidali? Sono praticamente delle ferie che un collega può benissimo donare alla famiglia che ne ha bisogno, magari perché appunto ha una problematica familiare. Quindi questa legge tutela a 360 gradi proprio la famiglia, papà, mamma, bambino e bambina. Un'ottima legge, una legge per la famiglia.